10 minuti al giorno, qualche strumento, come per esempio una banda elastica, una scarpa assolutamente adeguata. Io suggerisco in effetti le Mizuno Wave Rider 25 oppure anche 24, ma stanno uscendo nei prossimi giorni le 26. Non vi racconto i miei problemi del tendine di Achille, ma per chi avesse problemi di tendine di Achille, sicuramente pochissimi esercizi, 10 minuti e comunque una costanza nell'allenamento, riuscirete a sconfiggerli in 3 mesi. Nei giorni scorsi abbiamo raccontato con la nostra mitica fisioterapista e podista amatore Cristina Guzzi come gestire al meglio i problemi del tendine d'Achille. Sappiamo che è un problema destinato a durare per lungo termine, soprattutto se correte davvero a lungo. Suggerisco semplicemente un po' di costanza. Per chi fosse interessato, nei prossimi giorni scrivetemi qua sotto, racconterò i miei problemi. Nel frattempo voi stay strong, keep running, iscrivetevi al canale, sarebbe comunque davvero gustoso. La scelta delle scarpe per chi avesse problemi nel tendine di Achille è un po' come quella del Minion da utilizzare per questi video. Spero di vedervi prossimamente, nei prossimi giorni ancora recensioni super gustose. Io come al solito vado a bermi un coffee, ciao! Ciao a tutti, sono Cristina, ci siamo visti nei giorni scorsi con il video della parte teorica della tendinopatia achillea. Se soffrite di questo problema, provate ad eseguire questi esercizi direttamente a casa vostra. Se da qualche tempo soffrite di dolore e infiammazione del tendine d'Achille, sarebbe buona cosa interrompere l'attività sportiva. Questo non vuol dire riposo assoluto, immobilità assoluta, anzi, in realtà devono essere fatti degli esercizi che potrebbero alleviare il dolore stesso, e soprattutto l'immobilità porterebbe ad un indebolimento della muscolatura posteriore della gamba, e questo potrebbe accrescere anche la problematica del tendine stesso. Se lo stato infiammatorio è importante e quindi ci troviamo ancora in fase acuta, vi consiglierei invece di evitare gli esercizi di stretching, proprio perché l'allungamento muscolare in questa fase non è molto indicato. Oltre al lavoro per ridurre l'infiammazione, può essere utile soprattutto fare un lavoro di potenziamento eccentrico per i muscoli posteriori del polpaccio. Il potenziamento eccentrico consiste in un allungamento fatto con un rinforzo muscolare. Ovviamente questi esercizi, se non eseguiti in maniera corretta, possono procurare anche dei danni, perciò è importante eseguirli correttamente o sotto il controllo di un fisioterapista. Come avevo detto a conclusione del video precedente, un importante lavoro di potenziamento eccentrico è dato dall'esercizio che viene definito calf raise. Gli esercizi proposti in calf raise sono due, entrambi in stazione retta, il primo con due piedi, il secondo su un piede solo. Esercizio 1, calf raise a due piedi. In piedi su un gradino o uno step con i talloni che sporgono oltre il bordo. Abbassa lentamente il tallone per allungare i muscoli del polpaccio ed esegui un sollevamento sulle gambe. In questo modo potremo rinforzare la muscolatura e al tempo stesso allungarla. Esercizio 2. Calf raise con una sola gamba. Solleva una gamba e abbassa il tallone della gamba appoggiata in modo controllato. Vai il più possibile verso il basso e ripeti il movimento per 15 volte. Poi cambia gamba. Da eseguire anche con entrambi i piedi appoggiati. Per rendere questi esercizi ancora più intensi, possiamo eseguirli portando uno zainetto con dei pesi sulle spalle oppure utilizzando due manubri. Anche lo stretching è importante. A questo proposito vi propongo qualche esercizio anche per questa tipologia di allenamento. Esercizio 1. Stretching con ginocchia rigide. Seduti a terra con la schiena appoggiata al muro. Tenete le ginocchia dritte e i talloni a contatto con il terreno.
In questo modo verranno allungati i muscoli posteriori della gamba. Questo esercizio può essere effettuato anche posizionando un asciugamano o un elastico intorno alla punta e alla pianta dei piedi, tirando lo stesso verso di noi e mantenendo la tensione per 15-20 secondi. Ripetere l'esercizio per 3 volte. Esercizio 2. Stretching del polpaccio. Posizione di partenza, in piedi, di fronte ad una parete, con le mani appoggiate all'altezza del capo. La gamba dolente deve essere portata indietro, mantenendo il piede e il tallone appoggiati al pavimento. La gamba sana è posta avanti, col ginocchio leggermente piegato. Spostare il peso verso il muro, fino ad avvertire una tensione nella parte posteriore del polpaccio. Mantenere per 15-20 secondi e ripetere per almeno 3 volte. Esercizio 3. Stretching del soleo. In piedi, davanti al muro, mani appoggiate alla parete all'altezza del petto. Gamba dolente posta dietro, l'altra più avanti con il ginocchio piegato. Portare il peso in avanti per 20 secondi e cercando di percepire la trazione nella parte inferiore del polpaccio della gamba dolente. Ripetere l'esercizio almeno 3 volte. Esercizi propriocettivi. Esercizio eseguito con l'uso di una tavoletta o una sfera oscillante. Per meglio allenare la propriocezione possiamo eseguire l'esercizio anche con gli occhi chiusi. In piedi, piedi appoggiati sulla tavoletta, restare in equilibrio per circa 15-20 secondi. L'esercizio può essere intensificato restando in appoggio su un solo piede. Esercizi per il cammino. Esercizio 1. Cammino tacco punta. Effettua una camminata appoggiando prima il tallone, poi la punta e spingendo su quest'ultima. Esercizio 2. Camminata solo con i talloni. Esercizio 3. Camminata solo sulle punte. Vi ricordo che anche il massaggio in sede tendinea è molto importante e anche efficace. Per concludere questo video vi ricordo che potrete lasciare i vostri commenti, potrete lasciare anche le vostre richieste per ulteriori video da proporre per patologie inerenti ai runner o anche altre attività sportive. E ricordandovi il motto di Massi Milani, Stay Strong, Keep Running, ci vediamo la prossima volta con un nuovo video per voi. Ciao a tutti!